Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ve le avevo promesso le review dei giocatori del Team 2 dei Foot Birthday che maggiormente ho visto in hype nei commenti sia qui su YouTube che anche su altre piattaforme, in particolare quella viola dove vi ricordo che sono live tutti i giorni. Quindi oggi ci andiamo a vedere insieme come rendono Hummels, Nkunku, Bruno Guimaraes, Vinicius e Kakà. Vi dirò anche appunto proprio nel caso di Nkunku se ne vale la pena di sbloccarlo oppure skipparlo. Allora raga, dopo averli provati questi giocatori, facciamo un paio di considerazioni perché ci sono da fare. Allora, per quanto riguarda Hummels, parliamo di un difensore di tutto rispetto, sulla carta almeno, perché è 1,91 m, 3 di skill, 5 di piede debole, per cui insomma, nonostante sia destro, anche col mancino, quando c'è da fare qualche passaggio in uscita, se la cavicchia. Veniamo a quelli che sono le sue statistiche. Accelerazione 81, velocità scatto 86, quindi essendo un lengthy, parametri tutto sommato accettabili nonostante l'accelerazione sia un po' deficitaria. Buoni passaggi per quello che vi dicevo in precedenza. Per quanto riguarda invece le statistiche di dribbling, agilità ed equilibrio per un difensore centrale sono nella norma, meno nella norma per quanto riguarda difensori con queste abilità arrivate ad un punto del gioco in cui i giocatori promo dovrebbero essere un po' più boostati. Reattività 91, controllo palla 85, freddezza 94, sulle statistiche difensive niente da dire, mentre sulle statistiche di fisico bene la forza ma malissimo l'aggressività. Ed ecco, proprio quell'81 di aggressività secondo me è il problema principale di questa carta, che ho trovato tremendamente insignificante, e mi spiego. Perde un sacco di volte la marcatura, sembra quasi che non abbia CPU, interventi automatici scordatevene, questo qui se non premete voi il tasto del contrasto il piede non lo mette mai. Una carta che vale tutti i suoi 100k e probabilmente se non ci fosse il link interessante a Bellingham varrebbe anche forse leggermente in meno. Quindi bocciato, per quanto mi riguarda gli do un 5 bello pieno tondo, questo su PS5, su PS4 non classificato perché non può circolare proprio, lasciate perdere però. Una delusione perché sembrava essere finalmente tornata una versione di Hummels utilizzabile. Veniamo poi a Bruno Guimaraes, 1,82 m, alto, centrocampista, 5 di skill e 3 di piede debole. Un giocatore che onestamente mi ha sorpreso anche lui, ma in negativo. Già, direte tutti quanti tanto sorpreso in negativo, sì. Abbastanza veloce, abbastanza automatico su quelli che è magari il discorso di intercettazioni, contrasti, eccetera. La cosa che mi è piaciuta tanto è che si fa trovare spesso sulle linee di passaggio andandole a coprire bene. Forza 88, aggressività 90, ma assolutamente il prezzo ingiustificato. Cioè, se noi andiamo a valutare anche quelle che sono le alternative a centrocampo e quello che è il rendimento di questa carta, ma io 1 milione di crediti non lo vado a mettere su di lui. Magari lo vado a mettere su un De Bruyne, che è un box to box più completo, lo vado a mettere su uno Yaya Touré, che invece è un difensore molto più totale. Per cui onestamente la carta in sé non è neanche male e vi può fare sia il CC che il CDC, ovviamente magari con propensione un po' più difensiva nonostante sia un Gullit Gang con tutte stazze sopra l'80, però per quello che mi riguarda mi aspettavo tanto in più da una carta che costa come se fosse un top, e un top a mio modesto modo di vedere non è. Voto 6,5-7 meno di stima. Kunku, veniamo al giocatore più chiacchierato probabilmente di questi giorni, versione SBC. Più o meno un milioncino il suo costo, 1,75 m, piede destro, 5 skill, 5 piede debole, overall 89, quindi un downgrade rispetto alla versione Path to Glory dei mondiali. Giocatore che può farvi la TT, il CC e la T di partenza, ma che in game io schiererei più centrocampista a 3, quindi mezzala, trequartista o se proprio vuoi seconda punta, prima punta, ma questo più su PS4. Diciamo che su PS5 lo vedo più mezzala a 3. Per quanto riguarda le statistiche, veloce sì, veloce, però con il solito discorso degli explosive che magari hanno giusto quell'incisività sul primo passo, non mi ha fatto impazzire per quanto riguarda poi prendere velocità sul lungo e anche sul primo controllo qualche volta faceva veramente tanta fatica a speed boostare. Buono, molto buono il tiro, tanto è vero che ha fatto 13 gol in 10 partite schierato da centrocampista, molto agile, l'agilità è veramente quello che mi ha sorpreso di più perché nonostante sia 1,75 m, quindi non bassissimo, fa dei movimenti, micromovimenti col pallone tra i piedi che mi ha ricordato un po' Messi, quindi top, agilità 91, equilibrio 93 e reattività 88 contribuiscono indubbiamente a questa fattispecie. Passaggio corto 89, passaggio lungo 84, non ha fatto tantissimi assist, però anche complice il 5 di piede debole, quando si tratta di dover passare la palla a un proprio compagno raramente sbaglia.
Mosse e abilità che fa anche qui bene, sempre per il discorso agilità, la palla la tiene attaccata bene ai piedi, poi non essendo minuscolo fa anche dei movimenti abbastanza ampi, quindi lui lo promuovo a pieni voti e si fa sentire anche abbastanza bene in fase difensiva. Ora la risposta alla domanda, ma lo devo sbloccare? Secondo me sì, nel momento in cui magari avete dei fodder, non sapete dove riciclarli, lo pagate magari 5-600 mila, è un prezzo più che onesto per un giocatore che vi portate avanti almeno fino ai tots, che comunque da quello che trapela sono dietro l'angolo. Voto 8 pieno. Veniamo poi a Vinicius Junior, 5-5, piede destro, 1,76 m, è un giocatore che sicuramente non scopriamo oggi perché non è la prima versione che prende, costa sicuramente tanto, forse troppo. SAS, ovviamente lui veloce, nonostante sia explosive, quei 99 e 99 un po' come allo wide run si sentono perché velocità la prende. Dentro l'area di rigore mi è sembrato finalizzare anche discretamente, skilla molto bene, agile perché è molto agile. Equilibrio 87, reattività 86 sono parametri che secondo me non gli rendono giustizia perché ne dimostra di più. Resistenza 97 gli permette di avere stamina per poter resistere tranquillamente anche ai tempi supplementari. La vera incognita in questo caso, vi ripeto, è il prezzo, perché 4 milioni e 3 sono veramente tanti. È anche vero che come esterni in quel ruolo lì, con questa facilità di intesa e di link, non è che ce ne sono tantissimi, però veramente mi sembra un prezzo troppo gonfiato. Piuttosto mi vado a prendere la versione Path to Glory, andandola a pagare un pelino in meno. Lui comunque, se proprio ve lo devo andare a valutare, gli diamo un bel 8 pieno anche in questo caso, perché è un giocatore veramente molto forte. Veniamo a un altro giocatore tanto discusso in queste ore, che è Riqui Kaká. Pagato bene perché poi ha avuto un'impennata clamorosa, 21 partite, 37 gol e 14 assist. 5 skill, 5 piede debole, quindi prende finalmente il 5 di piede debole, diventa un giocatore a tutto tondo, di partenza COC o AT. Allora, questo è un giocatore che rimane controlled purtroppo, non è lengthy, e vi posso dire che l'unica difficoltà che ha questa carta è nel prendere velocità sul primo controllo, perché spesso e volentieri, come con tutti i controlled con questo tipo di body type, la palla non gli parte via bene, ma quando invece con il doppio passo riuscite a prendere lo speed boost giusto, e allora lì per la difesa sono dolori perché non lo recuperate più. Se la riesce ad allungare, riesce a dare anche campo all'avversario e sono dolori. La cosa che però mi ha sorpreso di più di questo Kaká è la finalizzazione, come lo testimoniano le tantissime reti. E quell'87 di finalizzazione mi sembra un parametro che gli rende poca giustizia. Secondo me si aggira sul 90-91, la potenza tiro anche molto bene. E soprattutto, nonostante sia un giocatore di 1,86 m con un body type importante, 80 di forza, è molto agile, quindi bene quel parametro di 90 di agilità ed equilibrio e 92 di reattività, perché lo rendono veramente un diavolo, soprattutto quando andate a skillare oppure quando magari decidete di rallentare la corsa e cambiare semplicemente direzione. Lo fa veramente tanto bene. Quindi mi ha sorpreso, ovviamente se adesso lo dobbiamo andare a valutare sul prezzo attuale, che dovrebbe essere sui 5 milioni quando registro il video, non ne vale minimamente la pena, perché per 5 milioni il prezzo di un Haaland Toti, che è un giocatore totale, mi vado a prendere un Haaland Toti, però qualora dovesse ricalare più o meno su questo prezzo, 3 milioni, 2 milioni e 8, sarebbe l'ideale. Giocatore che può giocare tranquillamente in fascia, io l'ho schierato sia lì che punta, e punta è lì che ha fatto tanti gol. Mi ha stupito, però ripeto, quel problema lì della corsa sul primo controllo lo penalizza, e forse neanche poco. Voto tutto sommato 8,5 qualora ritorni sui 3 milioni, al momento con questo rapporto qualità-prezzo 7,5. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti se siete d'accordo o meno, se avete provato alcuni di questi giocatori e cosa ne pensate. A me non resta altro che augurarvi una buona domenica, anzi sono i vostri Beroschi. Ciao.